facciamo e poi vediamo, oppure lo discutiamo in consiglio e poi eventualmente lo rivediamo. Ecco. Quindi da parte vostra, da parte mia, non c'è nessun problema a ritirare e a rivedere il punto. Quindi ecco perché ti dico non ti preoccupare. Non vorrei però che nascesse un discorso per dire portiamolo avanti, che perdiamo del tempo, se poi. La prossima! Se poi le cose sono solo due, capito? Se lo modificate, se vi chiede di avere la versione corretta, il prossimo ecco, giro è alla fine è solo una celerità, dopo può darsi anche, può darsi anche che la vostra voglia di dare un servizio non corrisponda effettivamente alla necessità, magari tutti i diritti l'ho trovato meno, però darlo in forma abbastanza celere penso che sia da parte nostra un dovere. Quindi, nessun problema. Posso chiedere una cosa all'assessore Pasini? La modifica che chiedono i signori della minoranza, i consiglieri della minoranza, è sostanziale sulla convenzione o tocca qualcosa di toccante per gli ingegneri? Potrebbe essere delle terre? No. Allora, c'è quel punto che loro hanno messo di 200 euro che secondo me è più tagliata sul discorso del clero, che come vi dicevo prima era la richiesta che magari avevano avuto prima di noi. E siccome il clero ha un elenco delle chiese e siccome ha la disponibilità di spendere 200 euro a chiesa, penso che sia stato tagliato per loro e dopo proposto anche a noi. Però questo non toglie che noi, essendo comunque niente e avendo bisogno di questo anche domani, magari possa anche l'ente comune aver bisogno di controllare la struttura cosa, avvalerci anche noi di questo tipo di collaborazione. Quindi le modifiche sono sostanzialmente, come penso avrà scritto il segretario, e come penso di aver capito, quella di 200 euro che deve rispondere privato all'ordine di ingegneri direttamente, e poi era quell'altra relativa all'elenco che non dobbiamo comunque dare, se non un elenco, quando verranno a richiedersi, no, le daremo un elenco. Guarda che domani, se puoi venire, hai 7 visite da fare, così magari anche le spese della benzina che avete trovato come varie, fatti venire la gente. È molto bene ritirato, diciamo. Comunque io ribadisco, quindi se tenete conto che queste cose sono strettamente di formalità, per il resto volevo dire che va bene. Individuazione del soggetto a cui devolvere la raccolta fondi proprio le portate dell'Emilia Romagna. Prego. Abbiamo fatto il punto è un punto all'ordine del giorno aperto perché praticamente dobbiamo decidere insieme cosa fare secondo lo spirito anche del gruppo di lavoro che era stato istituito quella volta che abbiamo organizzato l'incontro che avete risposto come minoranza. Alpini e altre associazioni hanno risposto a questo uniamoci per fare maggior forza e contribuire magari qualcosa in più. Riuscire a raccogliere qualcosa in più, il lavoro è stato fatto, bisogna ringraziare gli Alpini che hanno lavorato veramente bene. Devo ringraziare la gente di Nogara che ha risposto in maniera stupefacente perché io ho avuto la possibilità di vedere non tanto i nomi perché non ho voluto vedere, però ho potuto vedere anche la gente cosa ha voluto versare in questo fondo corrente istituito dall'amministrazione comunale tutta, delle cifre considerevoli, anche appunto proprio da privato. Niente, siamo qua a discutere stasera, ieri sera abbiamo fatto un incontro, mi dispiace per vari motivi, nessuno dei gruppi si è potuto intervenire, ma abbiamo chiamato il signor Marcocini, Mirko, e anche lui ci ha dato da fare, un'altra persona, e poi anche il gruppo degli Alpini chiedono un mio consiglio di lavoro, e abbiamo preso un indirizzo su come spendere questi soldi, un indirizzo che è stato deciso ieri sera, ma siamo qua, ripeto, tutti per parlare, ognuno per dare il proprio rapporto, la propria idea. L'indirizzo è quello di acquistare dei beni, individuare un comune o un'istituzione o qualcosa per portare direttamente la merce noi e non dare i soldi che poi dopo magari non si riesce a capire, non si sa come possono anche venire spesi. Abbiamo già delle richieste dal comune di
finale miglia, mi sembra. San Sì, San Biagio, San Felice sul Panaro, scusate. San Felice sul Panaro, c'è una porzione che si chiama San Biagio e hanno bisogno per l'asilo della parrocchia, hanno bisogno di attrezzatura, di una serie di cose che attualmente non riescono a far fronte. Allora, se il Consiglio Comunale è d'accordo, si può istituire un gruppo, adesso noi ieri sera ci siamo guardati in faccia e hanno detto che quegli altri sono d'accordo, il sottoscritto, Mirko Marconcini e la terza persona che tiene i collegamenti con questo paese, possiamo andare giù a vedere e vedere di cosa effettivamente hanno bisogno come materiale, non tanto come soldi lasciati là, ma noi l'intenzione era quella, si è spostata sul discorso, portiamo giù qualcosa, facciamoci dire cosa manca e noi lo diamo. Io sono curioso di sentire appunto cosa ne pensano un po' tutti, visto che tutti bene o male abbiamo partecipato, io ho sempre tenuto aggiornato con mail eccetera sul lavoro come stava proseguendo. Siamo qua, insomma, decidiamo cosa fare di questi soldi. I soldi più o meno ad oggi sono circa 7.000 euro, però arriveranno altri 2.000 euro dal comune di Sorcato. Quindi dovremmo arrivare intorno ai 9.000 euro. Insomma, comunque, quando chiuderemo il tutto, che penso che il comune di Sorcato sia in grado di liquidare i soldi entro il 30 settembre, vedremo, magari ci troviamo, vedremo come fare. Insomma. Adesso siamo qua per discutere come fare, se siete d'accordo su questa linea di comprare merce oppure se dite liquidiamo dei soldi, vedete voi insomma io. Siamo aperti a tutte le possibilità. Voglio aggiungere anche un paio di cose per ricordare, quando siamo partiti dopo il terremoto, c'era la discussione in quest'aula, abbiamo fatto anche una riunione, avevamo deciso per ore di non dare così contributi generici a fondi che non si sapeva dove potessero andare, dicendo che poi avremmo individuato un comune, una struttura mente per pensare direttamente, quindi controllare che i fondi passassero a queste questioni. Il gruppo di lavoro ha lavorato in questi termini, poi durante quello abbiamo perso per strada qualche comune che all'inizio ci ha dato una mano, poi ha scelto il suo, che sostanzialmente l'associazione di Vini che si è dato da fare, ci sono stati poi più passaggi anche diretti, sono andati direttamente in zona terremotata, abbiamo preferito avere linee preferenziali dirette per capire dove andare a finire poi anche il contributo dell'incontro che abbiamo fatto ieri, era il motivo per cui poi anche i cartellini non hanno dato indicazioni precise, con i soggetti che erano stati individuati all'inizio del percorso, perlomeno quelli che c'erano, che abbiamo ovviamente fatto con quelli che c'erano, si è deciso così, nel senso di dire. Non diamo, cioè cerchiamo di individuare una struttura verificata. Avevamo avuto notizie che tra gli altri, con Pino Verezzi, c'era stato più di uno, c'era un gruppo che aveva un intervento diretto con una piccola frazione di questo comune che aveva rapporti diretti, in parte con la parrocchia, in parte con infrastrutture dirette, erano già stati giù più volte ad andare. Abbiamo chiesto se questo poteva essere un pregiudizio, quindi di non dare direttamente ai comuni ma di andare poi a strutture mirate. Questo gruppo di Nogaresi, che poi fa riferimento a una nostra concittadina, che possiamo anche dire che è il signoretti che fa i suoi sabati, ha fatto i suoi sabati, le sue domeniche girando, tra l'altro una delle proposte della festa che ci sarà anche il 15 settembre all'interno del comune di Nogara per raccogliere fondi, abbiamo visto che all'interno del gruppo l'ipotesi poteva essere verificabile, quindi i soldi che abbiamo saranno 7.000, saranno 9.000, adesso vediamo quanti quelli che saranno, quindi di questo gruppo di lavoro che si è trovato, di andare giù, verificare, fare un minimo di resoconto su quello che si può comprare, se la sinonima, quindi quello che ci sarà bisogno, fare l'elenco, se riusciamo a fornirli noi, magari i falegnami della zona, oppure li abbiamo direttamente in base al resoconto, concorderanno la fase tecnica, in modo poi che si possa relazionare ai cittadini dove sono finiti punti per punto direttamente i soldi senza mediazione. Mi sembrava questo il concetto che chiedevano i lavoranti, chi ha partecipato al gruppo.
fatto, oltre naturalmente a tutti i cittadini che hanno contribuito, tra cui una cittadina che ha contribuito in maniera molto consistente, ma credo che non sia il caso di citarlo perché è stato anonimo, però vi devo dire che è stata una bella cosa. Prego. Sì, per quanto riguarda il nostro gruppo, mi sono aggiornato nel pomeriggio con Marconcini, che appunto era referente del nostro gruppo consigliare di questo tipo di iniziative che erano state portate avanti, e ho sentito effettivamente che la prima ipotesi poteva essere quella finalizzata magari a interventi sugli asili o comunque su strutture pubbliche, però anche il pensiero mio, perché ci eravamo comunque parlati in precedenza, il fatto di pagare, perché qua da noi comunque no, le tasse si pagano anche abbastanza bene, quindi su interventi in settori comunque che dovrebbero essere garantiti anche dallo Stato, perché comunque il direttore di studio, e il vedere comunque reinvestite anche quelle tasse che paghiamo, rischiava, anzi abbiamo già sentito che comunque tanti si stanno attivando su quei canali, perché basta ascoltare qualche radio locale, ci sono già parecchi sponsor che comunque stanno dicendo, stanno promuovendo anche delle iniziative, delle feste, in cui l'Evoluto sarà comunque a favore di quei tipi appunto di iniziative. E da parte nostra, il fatto invece di intervenire contattando direttamente l'amministrazione comunale interessata, penso che sia la cosa più corretta da fare, uno per evitare magari di andare a indirizzare delle somme di denaro su qualche proposta che magari può essere meritevole dal nostro punto di vista, ma che non trova una reale o una prioritaria necessità dall'altra parte, mentre tenere appunto i contatti che sia col sindaco oppure con qualche associazione anche presente sul territorio, penso che sia la maniera migliore per andare dal momento di quello che là effettivamente serve. Quindi siamo aperti anche noi a qualunque tipo di iniziativa da sostenere, e nel momento in cui avremo il feedback da parte di chi appunto sta tenendo i rapporti con quelle località, non ci sarà nessuna preclusione da parte nostra. Si può intervenire appunto a favore dei privati. Abbiamo sentito su qualche telegiornale qualche giorno fa che sembra una sciocchezza, però non lo è. Dobbiamo considerare che è stato un terremoto che è avvenuto comunque in un momento anche climatico di un certo tipo, quindi tutti gli interventi che sono stati fatti anche nel vestiario erano fatti ovviamente studiandolo sull'estate, perché in estate si è verificato. Adesso rischiamo che tante persone abbiano interi guardaroba invernali, e il cambio di stagione comunque l'abbiamo visto qualche giorno fa, con tutto l'invernale in case inagibili, che perciò si trovi ad avere il problema opposto, che è quello di avere vestiti per una stagione nella quale comunque ci stiamo inserendo. Quindi non credo che ci sia più l'emergenza magari anche alimentare, come poteva esserci due mesi fa, potrebbe esserci su altri settori calcerologici. Appunto aperti a qualunque tipo di iniziativa, e un grazie anche da parte nostra, l'abbiamo già detto qualche consiglio comunale fa, perché credo che i singoli cittadini ovaresi, il mondo associativo e tutti insieme abbiamo trovato comunque un modo di operare insieme che effettivamente fa bene a quelle popolazioni, ma penso che l'amministratore fa bene anche al nostro comune tutto. Bene, Oreste, prego. Sì, fa piacere adesso che bisogna che cerchiamo di metterci d'accordo su dove fare queste donazioni. Qua leggevo sul Fatto Quotidiano proprio l'altro giorno, l'articolo del 4 settembre, che c'è il comune di San Posidonio, quello che citava anche Mirko, se ti ricordi, tempo fa, che è messo male, insomma, cioè servono un sacco di soldi, non perché magari gli altri ne servono male, quindi, però qua, insomma, ecco, io ho letto questo pezzo dove c'è appunto una piccola comunità che però, insomma, manca praticamente tutto, se non so, cioè, se si può dare a questi, però io gradirei che venissero dati ai sindaci proprio, cioè se è possibile si decide un comune, se ho detto questo, piuttosto che finale, piuttosto che altro, cioè, non c'è nessun problema, non c'è discriminazione fra uno e l'altro, come a quello punto. Come se fosse una guerra fra poco. Sì, infatti no, cioè, voglio dire, è che gradirei, secondo, cioè, dal mio punto di vista, proprio darlo al sindaco, perché secondo me sono poi. Questo è quanto. Se avete dei casi nei comuni, basta, cioè, se magari come gruppo ve ne interessate, dite andiamo a vedere a San Posidonio se c'è qualche realtà, magari scuole, non so, che ha bisogno di materiale, sentiamo le amministrazioni locali e poi dopo ci rivolgiamo alle cose, però magari
avete sentito l'effettiva necessità in modo che si vada a colpire una volta sicura, insomma. Quello specifico mio era Medolla. Io vorrei anche dire stasera, se visto c'è anche un po', c'è il pubblico abbastanza numeroso, che comunque il conto corrente aperto presso Unicredit è ancora aperto, se qualcuno ha la possibilità e la volontà di fare qualche donazione per questo tipo di eccetera. Sì, io direi, se non ci sono interventi, di dare tanto, prego. E mattina sono venuto in segreteria da Rotterdam per guardare le cartelline e vedere le proposte. La cartellina su questo punto è la porta. Certo, no, questo lo dico perché l'amico Flavio a suo tempo le cartelline erano vuote e lo rifacciava. Forse lo sto dicendo con un sorriso sulle labbra, per dire che tutto il mondo è il paese. Allora, vado avanti. Il fatto che fosse vuota, stasera io ringrazio Pregnano, perché poi Pregnano comunque si è dato da fare per cercare di recuperare su questa cosa, e mi ha fatto una telefonata l'altra sera, dove mi ha detto, siccome io avevo scritto di a me che non potevo presenziare gli impegni già presi alla conferenza di Capigruppo, mi aveva detto: guarda, siamo intenzionati a procedere nell'ottica di affiancarci all'iniziativa intrapresa da Radio Pico e di dare i denari a loro, che io credo che senza tema di smentita l'ha detto. L'iniziativa mi va bene, ci sono due cose che bisogna tenere presenti: A, che ci sia la tracciabilità e l'evidenza del denaro, cioè noi come comune ci siamo fatti portavoce tramite di questi denari, quindi vado in mano a qualche organo che poi possa rendicontare dove sono andati a finire, mi sembra di aver detto così, e secondo che vanno appunto su finalità concrete e non su questioni che poi rischiano. La cosa che quindi voglio dire è che stasera mi si chiede di deliberare sull'indicazione del soggetto a cui rivolgere. Allora, secondo me, anche qua, è una questione di metodo. Sarebbe stato corretto se fosse stata fatta un'indicazione di soggetto. Cioè, io capisco che adesso è fatta l'apertura e si dice: diteci voi chi. No. Andiamo insieme. Noi abbiamo fatto questa sera comunque un'individuazione, che è frutto dell'incontro a cui quelli che hanno partecipato hanno dato adesione e quelli che non hanno partecipato evidentemente non hanno dato adesione. Quindi da questo punto di vista c'è un passo in avanti, abbiamo comunque chiesto ulteriori indicazioni perché mi sembra che sia stato individuato il criterio di dire che li diamo direttamente a qualcuno e di cui chiediamo rendicontazione. Allora, c'è stata una richiesta da parte del consigliere Moretti di fare il sindaco, il consigliere Falco ha, mi pare, nella sostanza avallato il percorso, dando anche un'indicazione da questo punto di vista, il consigliere Olivieri dice dobbiamo darli in maniera che non si perdano. Quindi siamo tutti d'accordo. Quindi questa sera noi individuiamo il soggetto a cui devolvere, che io credo in linea prioritaria quello che abbiamo detto San Biagio, perché c'era un'indicazione diretta, perché io credo sia anche giusto che se ci sono cittadini di Nogara che hanno fatto queste cose verificandole, senza andarci al buio, cioè nel senso che la delegazione a cui sono invitati tutti i consiglieri che partecipano, dopo è sempre da Damiano c'è partito, non va mia bene, a cui tutti i consiglieri insieme al gruppo ci vanno, verificano le condizioni. Dopodiché possiamo anche verificare, non è un problema, abbiamo sentito questa sera San Posidonio e Medolla, dopo te sei, c'è sempre 7.000 euro, vedremo magari da fare una roba che abbia un minimo di consistenza, quindi fate una verifica, dopodiché questo gruppo, una volta individuato in questa maniera, relazionerà ancora una volta ai cittadini di Nogara, credo sia questa l'individuazione. L'abbiamo individuata oggi come oggi a San Biagio, con due indicazioni che credo, penso che Tregnano si faccia carico, di verificare Medolla e San Posidonio, però alla fine, il mio pensiero è aperto, segheremo due schede, chiederemo qualche dunque, che sennò è ancora quattro lemosine, insomma. Prego Tregnano. Visto che tu... volevo però finire di intervento, scusate, perché forse non mi sono spiegato. Io quello che voglio dire è che era
opportuno di individuare prima di stasera San Posidonio, poi mi c'era stato detto Radio Pico, ma a me va bene San Posidonio, ok? È sempre una questione di forma, sindaco. Cioè, manca di sostanza. Hai di sostanza, quindi mi dici di impegnare in una delibera di denari che stasera mi viene detto essere 7.000 più altri 2.000 che arrivano su capo, quindi anche la delibera. Insomma, un minimo, su quello volevo dire. Perché questo è il segnale, se no di mettere sempre le cose a gestione immediata e non mi sembra accettabile. Un discorso non accettabile. Tu mi dici che la riunione mandare qualcuno e discutermi sulle scelte. No, scusa, no, allora mi devo fermare. La conferenza di capigruppo non va ad integrare i punti all'ordine. No, faceva parte il consigliere. No, questo te lo dico. Allora consigliere Menanti. Ero venuto io in sostituzione del consigliere Menanti, quindi sono al corrente della vicenda. Io volevo dirti che è un modo raffazzonato che mi sia. Cioè, voi, io ti dico, tu devi dire ci sono 7, 9, 10 mila euro che hanno individuato 2 o 3 soggetti. Questo te lo dico e mi fermo. Ma te l'abbiamo detto all'inizio, la proposta di andare a San Biagio. Bene, te l'hai detto stasera, quello che ti devo dire è quando fai una proposta, insomma, con viva Dio, se mi fai una proposta, se no io stasera ti devo dire, ma perché non gli diamo la Caritas Modenese, o non gli diamo la diocesi di Modena che provvede lei per i poveri, no, visto che io sono benissimo, molto... Hai capito? Però allora iniziamo a dire, come dici te, e qui sono d'accordo con te, che non dobbiamo fare... dividere una somma che è minima in tante cose. Allora io dico l'unitarietà è fondamentale, era solo una questione di dire diteci anticipatamente quali potevano essere i potenziali soggetti, visto che la telefonata mi dicevi Radio Pico, mi diceva la fine, va bene, vero? Sì, era un ipotesi, comunque andava bene, mi va bene San Posidonio, io dico anche qua una volta l'ennesima dimostrazione però di modo di portare le delibere a discussione del Consiglio Comunale, e secondo me dovrebbe essere fatto in maniera un po' più attenta, uso questo termine, punto. Se adesso stasera diciamo o l'Italia San Posidonio mi va bene, no, abbiamo detto Sabbiato, perdonami, con il richiamo a queste due attenzioni che ci debbano essere, della rendicontazione visibile a favore di coloro che sono stati i benefattori donanti di questo importo, e la seconda che comunque tutti i soggetti che sono intervenuti nella filiera della raccolta di questi denari, quindi gli alpini, il comune, no, e quant'altri, nessuno vuole tagli, nessuno vuole niente, però che si sappia che se si andrà a intervenire l'asilo, giusto? Sì, un asilo. Ecco, secondo me l'asilo è il posto più appropriato, visto che mi sento vicino a quelle strutture lì, bene, che si sappia che comunque i nogalesi che hanno contribuito andranno là o in ordine. Quello che abbiamo detto, volevo specificare un paio di cose. Una che siccome questo gruppo di lavoro è sempre stato aperto e non si vuole imporre niente, nel senso c'è una scelta, ce ne sono due, ce ne sono tre. Questa sera sei qua per discutere come si fa il Consiglio Comunale. È venuta fuori una proposta dal Consiglio Comunale, è venuta fuori una proposta dal Consiglio Moreschi che non essendo potuti essere presenti, non potevamo dirla ieri sera, questa sera la recepiamo. È un indirizzo. La telefonata che ho fatto, l'altro giorno, non è per recuperare niente, era soltanto perché mi hanno sempre insegnato un po' di educazione, per fortuna, e se uno non può venire almeno certo di avvisarlo e dire cosa ne pensi, cosa ne dici, questo è il mio modo di lavorare, nel tempo magari vedrai che sai così perché gli altri te ne possono dare testimonianza. Quel consiglio della volta scorsa non è stato così, comunque va bene. Adesso la volta scorsa è frutto di un'altra cosa. Ah, va bene. Allora, buona educazione a seconda della circostanza. È così? Buona educazione a seconda della circostanza. È un altro risultato con me, consigliere. Sì, meglio che tu non la reggiamo. No, esatto, per solo perché per dire io non ho niente su Pierpaolo, del quale comunque io sul permetto di dire non tanto sia già di qua, sono sempre parlato. Chiudiamo allora così dicendo che il gruppo coordinato da la delibera questa sera, che è in attuazione della vecchia delibera del punto 4, individuo un soggetto uniforme, in questo momento diamo spazio quindi di fondi raccolti per una verifica su San Biagio, fatto salvo che siccome non mi siamo mai andati tra i cittadini di Nogara, ove il gruppo capitanato da Tregnago non riscontrasse credibilità a questa proposta, ne riparleremo, tenendo anche conto che ci sono state altre indicazioni che magari possono essere verificate. Questo è quello che vogliamo fare. Io chiedo appunto che però ci sia la possibilità di verificare un certo. Sì, sì.
sappiamo. Specifichiamo che va a discussione della se si può,